Bene, ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. Come vedete sono 4.031 i positivi. Le persone in isolamento in Veneto in questo momento sono 12.432. Le persone in terapia intensiva sono 236 e i ricoverati 1070. 1070, ricordatevi questo dato. I decessi 131. Allora, stiamo crescendo, se anche in maniera non rapidissima, ma voi lo vedete, oggi siamo 236 persone in terapia intensiva, ma volevo soffermarmi assieme a voi su questo dato. 1070 è un grande ospedale hub, anzi direi che è un grandissimo ospedale hub, cioè noi abbiamo ormai pazienti ricoverati in infettive, in semi-intensiva, in intensiva, che cubano un grande ospedale hub, 1070 persone. Lo dico perché c'è qualcuno che forse non si è reso conto della gravità di quello che sta accadendo. Lo dico perché quando siamo chiamati giustamente dal governo a identificare dei Covid center, cioè dei ospedali Covid nel territorio, lo facciamo perché solo all'inizio abbiamo 1070 persone ricoverate. Ciò vuol dire 1070 letti rubati dalla degenza ordinaria, portati via più che rubati, sottratti alla degenza ordinaria e dedicati a una tecnologia che mai avremmo pensato di avere. Questa in epidemiologia in clinica si chiama epidemia, pandemia. Questo è il risultato dell'epidemia. Aver già 1000 persone in ospedale che devono essere curate e molte delle quali purtroppo perdono la vita. Di queste 1000 persone, l'avete visto, 236 sono in terapia intensiva, vuol dire che un quarto dei ricoverati in Veneto finisce ad essere intubato. 131 mi sembrano, se non ricordo, i morti, il che vuol dire che il tema della mortalità è un tema importante. È un tema che pesa nel nostro paese per tutta una serie di ragionamenti che non sono solo dietrologie, ma che sono anche rappresentate dal fatto che l'età media dei cittadini è molto più alta che in altri paesi, quindi non si può fare raffronto della percentuale di mortalità nostra con quella di altri paesi, perché se l'età media degli altri paesi è più bassa, noi abbiamo, avendo l'età media più alta, è noto al mondo, abbiamo più persone che sono esposte a rischio di questa patologia, la mortalità, perché sono persone più fragili. Guardate, noi non è che giochiamo a Monopoli quando decidiamo di chiudere un ospedale, di contrarre l'attività o quant'altro. Siamo invece coscienti del fatto che forse la storia dovrebbe registrare, voi ne sarete giusti testimoni, che questa è un'evoluzione giorno dopo giorno. Quando arriveremo alla fine capiremo se ha avuto un senso fare questo ragionamento oppure no. Mi spiace per le difficoltà, i disagi che stiamo creando ai cittadini, ma i cittadini devono sentirsi parte di questa squadra. Non è che ci divertiamo a chiudere Schiavonia, Sant'Orso o Vittorio Veneto o Villa Salus o Villa Franca o San Camillo o Jesolo o gli altri che ho dimenticato. Abbiamo semplicemente la certezza che quando arriverà l'onda, seppur in crescita graduale, costante, non così emblematica, forse in virtù anche del fatto che abbiamo fatto delle scelte in virtù della nostra organizzazione territoriale, del nostro territorio, diciamo che ci hanno aiutato, che sono quelle dei tamponamenti. Quando tu vedi che hai 12.000 persone isolate, vuol dire che sono state intercettate col sistema dei tamponi. Allora, su questi ospedali è ovvio che noi dobbiamo contrarre l'attività, in alcuni casi chiuderli. Adesso stiamo valutando, spero si riesca a trovare una soluzione per Vittorio Veneto in particolar modo e per Sant'Orso,
di mantenere aperti i punti nascita, ma lo faremo solo nel momento in cui si riesce a garantire un accesso dedicato, un isolamento totale del punto nascita e che ci sia in sala parto anche l'aspetto del chirurgico riferito ad eventuali cesarei. Questo diciamo mettere in sicurezza coloro che devono partorire. Leggo da qualche parte che c'è qualche esperto dell'ultima ora che ipotizza che si potrebbero prendere gli ospedali chiusi, dedicarli ai Covid e quindi gli ospedali, lo sentite? Se l'avessero chiesto a me, come tutti i cittadini, avrei pensato, no? Se fossi semplicemente un uomo della strada, non the man of the road, avrei detto, beh, sentite, a me sembra logico, abbiamo degli ospedali nuovi, dedicati alle cure normali, prendiamo quelli vecchi chiusi, li riapriamoli e dedichiamo ai Covid. Ma non è logico dal punto di vista clinico. Prima di tutto perché dobbiamo dedicare staff professionali che non possiamo polverizzare in questa maniera. Perché ricordo che molti ospedali chiusi da riaprire hanno pochi posti letto. Due, abbiamo la necessità quindi di concentrare i professionisti, soprattutto gli intensivisti, in un momento nel quale i medici mancano. Tre, c'è un piccolo particolare. Questi pazienti, lo dico a coloro che fanno le lezioni ma non sanno neanche di cosa stanno parlando, questi pazienti sono, ad esempio, i nostri pazienti in terapia intensiva, dei grandi utilizzatori di ossigeno. Si dice che consumino rispetto a un paziente normale in terapia intensiva anche 20 volte, 30 volte di più di ossigeno. Cioè vuol dire che il gas fluttua per gli impianti 20-30 volte di più in quantità. Buongiorno, sono la dottoressa Zannol, sono la responsabile della sala parto dell'ospedale di Treviso Caponcello. Abbiamo voluto fare questo video messaggio per tutte le pazienti che avranno bisogno del nostro aiuto in questo periodo. Volevamo rassicurarvi perché il nostro reparto è sicuro come tutti i reparti di ostetricia e ginecologia del Veneto. Stiamo mantenendo tutte le procedure necessarie per mantenere contenuta l'infezione, che vi ricordo è diffusa su tutto il territorio nazionale. Oltre a queste procedure abbiamo anche voluto screenare tutto il personale in modo da poter lasciare a casa il personale asintomatico ma positivo al virus. Tutte le visite del percorso nascita non hanno subito variazioni, quindi sono garantite tutte le visite ostetriche e tutto quello che è necessario per seguire la gravidanza, soprattutto le gravidanze ad alto rischio. Sono inoltre garantite tutte le urgenze ginecologiche, quindi anche la parte chirurgica che sarà necessaria. Per garantire maggiore sicurezza a tutte le mamme e ai neonati, vi chiediamo di accedere a questo reparto accompagnate da una sola persona di fiducia. Questa persona potrà essere accanto alla mamma durante il periodo espulsivo del parto e per tutte le due ore del postparto con lo skin to skin. L'orario visita e reparto sarà poi dalle 19 alle 20. Vi aspettiamo garantendovi professionalità e sicurezza. Vi aspettiamo, andrà tutto bene. Dall'8 marzo ormai si presenta desolato il centro studi di San Donà di Piave, come in tutte le altre città italiane. In ottemperanza al DPCM del governo, infatti, non ci sono più le migliaia di studenti che quotidianamente affollavano i piazzali delle scuole, i parcheggi interni, i corridoi e le aule di studio. Una situazione di apparente irrealtà alla quale però gli istituti hanno dovuto e saputo trovare rimedio per garantire l'apprendimento scolastico a tutti quanti gli alunni. Dirigente Sabellico, grazie per averci concesso questa intervista. In tempi di crisi sanitaria le scuole sono chiuse, però non sono ferme le attività. Cosa state facendo, dirigente? Sì, effettivamente, quanto si pensa che le scuole siano chiuse, si pensa che tutti siamo a casa. In realtà i docenti stanno lavorando da casa, attivando tutta una serie di attività di didattica a distanza e gli studenti stanno rispondendo molto bene, più di quanto immaginavamo, a questa nuova proposta della scuola.
anche gli uffici sono attivi, infatti la scuola oggi è aperta, molti stanno lavorando da casa, anzi la maggior parte degli impiegati stanno lavorando da casa, qualcuno è a scuola per assicurare il coordinamento di tutte le attività. Anche le riunioni per i docenti continuano con le stesse modalità, quindi a distanza via streaming? Sì, 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 proprio così, noi ci teniamo in contatto attraverso incontri collegiali via streaming, abbiamo imparato anche questa nuova formula, quindi ci siamo attrezzati tutti con la strumentazione adeguata per poterci parlare e talvolta anche in videoconferenza. E per quanto riguarda l'anno scolastico, per gli alunni come andrà? Allora, la ministra più volte ci ha assicurato che l'anno scolastico sarà assicurato, lo ha anche scritto in una recente nota, così come ci ha anche assicurato che non si andrà dopo giugno. Ecco, siamo in attesa di avere invece delle indicazioni più chiare e precise riguardo l'esame di maturità. Siete preoccupati su questo? Non eccessivamente, sappiamo che siamo in un momento di emergenza e che quindi dovremo tenerne conto anche quando andremo a valutare i nostri studenti, senza farci prendere eccessiva ansia, ma con serenità e secondo il percorso didattico e scolastico che saremmo riusciti a svolgere in questo momento di difficoltà. Ecco, proprio su questo le modalità di verifica con gli alunni delle capacità, delle competenze apprese, come funziona? Ci sono solo interrogazioni fatte via computer? Ma il ministro stesso o la ministra stessa ci sta ricordando che la valutazione non è solamente un fatto formale in un momento specifico è dichiarato, ma si svolge lungo l'arco di tutta l'attività, quindi l'insegnante verificherà la partecipazione, l'intensità, la capacità da parte dello studente di entrare nel percorso scolastico che sta facendo, poi ci saranno dei veri e propri momenti di verifica, studieremo come, evidentemente da casa non sarà così semplice, però ci proviamo. Ci auguriamo di poter rientrare presto, così eventualmente quanto acquisito durante questi momenti di didattica a distanza lo potremo verificare a scuola. In conclusione, il sistema scolastico come uscirà da questa esperienza nuova? Allora, sicuramente più rafforzato, più consapevole delle proprie potenzialità e soprattutto immaginando degli scenari futuri che potranno sicuramente aiutare la didattica. Quindi secondo lei serviranno investimenti nuovi anche dal punto di vista del digitale per le scuole? Io credo che adesso sarà inevitabile. Era una strada già tracciata ma che con difficoltà si riusciva a sviluppare. Adesso credo che ci sia maggiore consapevolezza da parte di tutti noi operatori scolastici, dai docenti ai dirigenti scolastici ma anche al personale amministrativo, per cui questa sarà sicuramente la strada. Grazie, dirigente. Grazie a lei. È il tempo di rimboccarci le maniche e di assumerci insieme la responsabilità di questo momento. Dobbiamo mettere da parte io voglio, ho diritto. No, non è tempo. È il tempo del noi, dell'aiutarci gli uni con gli altri, del sostenerci gli uni con gli altri. La battaglia che stiamo affrontando non è facile, non nascondiamocela, e spaventa. Spaventa me e credo che stia spaventando anche voi. Allora spetta a noi insieme attenerci a quanto ci viene suggerito, anzi ormai da quanto ci viene detto. Non uscire di casa è la prima regola. No, ma io sono prudente, io non vado in giro in mezzo alla gente. A noi è stato chiesto di non uscire. Noi non sappiamo mai se siamo fino in fondo prudenti. E anche se lo fossimo, magari c'è qualcuno che ci guarda e esce per fare come noi. E se lui non è saggio, abbiamo dato un cattivo esempio. C'è già chi deve uscire. Pensate ai medici, gli infermieri. Pensate a chi deve andare in negozio. Pensate a chi deve andare in ufficio. Pensate alla polizia, ai carabinieri, ai giornalisti. Anche il prete ogni tanto esce per trovare gli anziani. Pensate quanta gente rischia, ma chi non deve uscire è bene che stia a casa.
Lo so che ci stiamo annoiando. E lo so che ci stiamo sempre più spaventando perché il calendario sta andando troppo in avanti. Ma credetemi, e uso questa formula proprio per dirvelo, dobbiamo stare insieme, non tutti nello stesso luogo, ma stare uniti nel mettere in pratica quello che ci viene chiesto. Arriverà il momento in cui ci rialzeremo insieme, ricominceremo a correre, a divertirci, ad abbracciarci gli uni gli altri, ma non è questo il tempo. Cerchiamo di dare il nostro meglio nello studio, cerchiamo di dare il nostro meglio nella lettura. Chattiamo con gli amici. Se volete, potete chattare con me, mi mandate un messaggio, una chat, anche per confidarvi, per dire come state vivendo quello che state provando dentro. Anch'io sono preoccupato, non vi preoccupate. Sono preoccupato. Però cerchiamo di stare insieme nel mettere in pratica quello che ci viene chiesto. Vorrei dirvi solo una cosa. A Medjugorje c'è un grandissimo Cristo, molto bello, è alto, solenne, e per terra c'è la sua, non dico ombra, ma la sua impronta. Io ce l'ho qui in miniatura, provate a osservare. È disteso, io lo alzo, ecco, così lo troviamo anche a Medjugorje. Sotto rimane l'impronta, ma lui è vivo ed è in piedi. Ecco, ci rialzeremo anche noi, lasceremo alle nostre spalle questa impronta di paura e di disagio che stiamo vivendo, ma ci ritroveremo nuovamente in piedi per riprendere un cammino con più slancio e più convinzione. Non è il tempo dell'io, ma è il tempo del noi. Io vi assicuro, ragazzi, che prego per voi e le vostre famiglie. Ditelo ai vostri genitori, ai vostri amici, ai vostri nonni, ai vostri vicini, diteglielo. È il tempo del noi, stiamo a casa, evitiamo di uscire. Può uscire solo chi deve, ma noi restiamo in casa. Saremo più felici domani, felici di giocare la partita della vita. Ennesimo rinvio a causa del coronavirus, stavolta direttamente a giugno, del processo per il disastro della Solfatara, costato la vita alla famiglia veneziana dei Carrera, assistiti dallo Studio 3A. L'attesa sentenza, a meno di altri problemi, non arriverà quindi prima dell'inizio dell'estate. L'importante udienza, inizialmente in programma il 4 marzo, avanti al giudice del Tribunale Partenopeo, ottava sezione penale, in cui era prevista la requisitoria con la richiesta delle pene da parte della Procura di Napoli, era già stata rinviata una prima volta il 18 marzo per astensione delle udienze fino all'11 marzo, decisa dal locale Ordine degli Avvocati per l'emergenza sanitaria. Ora, con il blocco dei tribunali fino al 15 aprile, a seguito delle misure restrittive introdotte dal governo per arginare la diffusione del virus, si è reso necessario un nuovo rinvio. L'udienza è slittata al 12 giugno. Di conseguenza, nei prossimi giorni sarà ricalendarizzato anche il restante programma dei lavori. A ruota, infatti, saranno nuovamente fissate, dopo il 12 giugno, anche le due udienze per la discussione delle difese che dovevano tenersi il 26 marzo e l'8 aprile. Al termine della seconda, che a questo punto, se la tabella sarà rispettata, si svolgerà nella seconda metà di giugno, sarà emessa la sentenza, sempre che non venga ravvisata la necessità di ulteriori attività istruttorie. Alla sbarra ci sono i vertici della Vulcano Solfatara, la società che gestisce il sito naturalistico di Pozzuoli, da allora chiuso, dove il 12 settembre 2017 hanno perso la vita durante una visita turistica i coniugi veneziani Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella con il loro figlioletto Lorenzo, inghiottiti uno dopo l'altro da una voragine che si era aperta sotto i loro piedi e soffocati dai gas del sottosuolo. Sopravvisse solo il figlioletto più piccolo dei Carrer, che ha assistito impotente al dramma e che oggi vive con la zia. I familiari delle vittime, attraverso l'area manager Riccardo Vizzi, si sono affidati allo Studio 3A, società specializzata nel risarcimento dei danni, e sono già stati risarciti in sede civile, ma adesso si attendono giustizia anche sul fronte penale, dove sono assistiti dagli avvocati Vincenzo Cortellassa del Foro di Napoli e Alberto Berardi del Foro di Padova, sempre in collaborazione con lo studio.
Sono al momento confermate, nonostante la chiusura dei cantieri per l'emergenza coronavirus, le date di fine lavori della terza corsia della A4 nel tratto portogruarese da Alvisopoli a Portogruaro. Il primo sublotto del secondo lotto è un tratto di 8,8 km e comprende anche la realizzazione del canale di Gronda, del canale Fosson nel comune di Sastino di Livenza, al canale Loncon nel comune di Annone Veneto. Il cantiere attuale si sviluppa per circa 6,5 km e in questo tratto è stata chiusa la corsia di emergenza, mentre le due corsie di marcia, segnalate da una nuova segnaletica gialla, hanno subito un restringimento da 3,75 m di larghezza a 3,5 m. Il cantiere è stato esteso fino al nodo di Portogruaro, opera principe del primo sublotto del secondo lotto. Ad essere interessata in questa fase è la rampa di decelerazione che collega l'autostrada A4, direttrice Udine-Trieste, con la A28, direttrice Pordenone-Conegliano. Anche qui sono stati posizionati i New Jersey e la carreggiata dagli attuali 6,20 m verrà ristretta a 3,50 m, mentre il limite di velocità verrà abbassato dai 50 ai 30 km orari. Ad oggi sono stati demoliti due cavalcavia, quello sulla strada comunale che collega Teglio Veneto a Gorgo e il cavalcavia di via Casermette nel comune di Fossalta di Portogruaro. Restano da abbattere il sovrapasso del nodo di Portogruaro, quello sulla 251 sempre a Portogruaro e quello della provinciale che collega Teglio Veneto a Fratta di Fossalta. Verranno demoliti e rifatti anche 5 sottopassi, di cui uno ciclopedonale e 3 ponti. Saranno inoltre realizzati altri 2 sottopassi ex novo. Verranno adeguate anche le corsie di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio di Fratta Nord e Fratta Sud. Oltre all'utilizzo di pavimentazione drenanti, fonoassorbenti, sono state previste barriere antirumore di altezza variabile dai 3 ai 5 metri. L'investimento dei lavori è di 87.400.000 euro e la durata del cantiere è di 2 anni e 8 mesi. L'intervento, aperto nel marzo del 2019, prevede anche l'adeguamento funzionale del nodo tra la A4 e A28 in corrispondenza della barriera di Portogruaro. L'investimento è di 151.900.000 euro, di cui 87.400.000 riguardano i lavori. L'impresa esecutrice dei lavori, la Lemit, formata da Pizzarotti, De Ecker e Sakim, ha confermato che l'obiettivo è quello di finire entro dicembre di quest'anno. Potrebbe ovviamente esserci qualche leggero slittamento legato all'attuale fase emergenziale. La chiusura dei cantieri, ha spiegato il direttore operativo Enrico Razzini, è stata una decisione sofferta ma indispensabile per due ordini di motivi. Il materiale che di fatto non arriva più è la situazione psicologicamente difficile delle maestranze, la maggior parte delle quali provengono da Veneto, Lombardia e dal Sud, che desiderano rientrare a casa visto l'incremento dei casi di coronavirus. Dalla stampa vaticana al Times ai media statunitensi, il messaggio del parroco di Bibione Don Andrea Vena fa il giro del mondo. Dopo il lancio sul Gazzettino con la notizia che riportava lo straordinario modo che il prete di Bibione si è inventato per portare la chiesa a casa della popolazione in tempo di coronavirus, Don Andrea è finito sui media di mezzo mondo. Solo l'altro giorno è stato intervistato da Giancarlo Magalli per la trasmissione di Rai 2, I Fatti Vostri, con tanto di intervista via Skype, in cui il sacerdote ha voluto rimarcare il motivo per cui si è messo a bordo di un motocarro con la Madonna tra le vie di Bibione. Non potendo celebrare la messa, ho pensato di portare il messaggio tra la gente, ha spiegato il vulcanico prete, a partire dalla celebrazione delle funzioni su Facebook, ritrasmesse poi dalla TV locale nel Media 24. Per me è stato naturale andare dalla mia gente. Dopo che il Gazzettino ha riportato il fatto, la notizia ha fatto il giro del mondo. Una vera missione, quella di Don Andrea, iniziata sin da quando è diventato sacerdote e portata avanti da quando è pastore in riva al mare, infondere un messaggio di speranza ai credenti. Ora il parroco è diventato anche un simbolo nel mondo con quella ape e la Madonna mentre prega tra le strade della località turistica per abbracciare l'intera comunità e aiutarla spiritualmente a superare il difficile periodo. È stato trovato dai vigili del fuoco senza vita nei pressi del cimitero dopo ore di ricerca. Si sono concluse in modo tragico le ricerche di un uomo di 78 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di mercoledì mobilitando tutte le forze dell'ordine. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'anziano si era allontanato da casa verso le 4 del pomeriggio. Dopo circa un'ora e mezza la famiglia, disperata perché non riusciva a trovarlo, aveva sporto denuncia, anche perché l'uomo a quanto pare aveva lasciato un biglietto nel quale
sembra chiedesse scusa. Sono così scattate le ricerche a tutto campo da parte delle forze dell'ordine e degli stessi familiari. Ad amplificare la notizia della scomparsa dell'uomo anche i social utilizzati per lanciare l'allarme e chiedere aiuto e collaborazione alla popolazione. Verso sera sono stati i pompieri sandonatesi a trovare il corpo, purtroppo senza vita, nei pressi del cimitero comunale. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del Camposanto. È stato poi lo stesso figlio, sempre attraverso i social, a confermare il decesso del papà e a ringraziare tutti coloro che hanno dato loro supporto e aiuto. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo qui con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media 24 con i nostri live e i nostri servizi. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima.